Ecco, ci troviamo in Sala delle Colonne con Luca Seria, presidente del Fermo Model Club. L'Officina dei Treni, vedo. L'Officina dei Treni, sì. Ci vuoi dire qualcosa? Sì, Fermo Model Club, come dice il nome, è un gruppo che si è costituito, un'associazione che si è costituita allo scopo di riunire gli appassionati del fermodellismo, modellismo ferroviario, quindi qui di Portogruaro, ma anche di una buona zona qui nei dintorni. Abbiamo scelto questo nome perché vogliamo darci una connotazione proprio tipicamente modellistica, quindi principalmente noi ci teniamo all'aspetto modellistico e alla riproduzione in scala esatta di quelle che sono le realtà ferroviarie, che possono essere appunto gli impianti, le stazioni, le linee ferroviarie, siano questi dei plastici oppure anche dei diorami statici. Sì, io ho visto qua che avete un'esposizione che è veramente fantastica, vi faccio i complimenti anche per la realtà, penso che con il video sembra quasi proprio reale in certe inquadrature. Poi avete questa riproduzione qua anche nella vostra sede, avete una sede al momento? Attualmente abbiamo soltanto una sede operativa, che però è fondamentale perché ci consente di poter lavorare e costruire tutto quello che adesso voi e il pubblico vede esposto qui. E nonostante questo sia un bel plastico molto grande, e non è del tutto completo e curato, purtroppo, perché nel tempo ristretto che avevamo non potevamo pretendere di più dalle nostre possibilità. Nonostante contiamo già una ventina di soci e questa mattina altri si stanno già aggiungendo, questo è comunque un plastico che vuole dimostrare principalmente la circolazione di convogli realistici, come possiamo vedere. Riesce a ospitare convogli anche di 15 carrozze più la locomotiva, che sono quindi molto molto aderenti a quella che è la realtà. Nell'arco della giornata faremo circolare materiale di varie nazionalità e quindi è possibile per gli spettatori vedere treni di tutta Europa e anche d'America. Cos'altro possiamo dire per invogliare o dire alla gente per costruire questi modelli qua? Dove rivolgersi? Beh, possiamo dire di rivolgersi. Per costruire proprio, perché ho visto che avete anche proprio dei modellini veri e propri. Allora, dobbiamo dire la verità. Dal punto di vista del modello che circola nel plastico, il modello è quasi esclusivamente acquistato, tranne alcune eccezioni di modelli che vengono costruiti da alcuni soci che si dilettano anche in questa più difficile arte di costruire il modello. Noi puntiamo principalmente a riprodurre gli impianti dove far circolare tutti questi treni. E noi possiamo dire questo, siamo nati con lo scopo di riprodurre realisticamente impianti ferroviari e plastici dove far circolare tutti questi modelli. Il gruppo è ben affiatato pur essendo di nuova costituzione e siamo ovviamente lieti di accettare anche nuovi soci appassionati che magari hanno tanti treni a casa o ereditati dai genitori oppure da quando li avevano da piccoli, hanno questa passione, possiamo dire latente, che hanno sempre tenuto, ma non hanno un posto dove far girare i treni. Ecco. Voi avete anche un sito internet dove si può andare a vedere i vostri lavori, perché penso qua sono proprio dei lavori di ingegneria, perché ho notato su quel plastico che vediamo lì in fondo, che ho ripreso prima, cioè è abbastanza complicato montare tutto questo. Sì, ecco, nel sito internet che penso abbiate, sì, si vede questo. Certo, allora il sito è molto semplice, è proprio tale quale al nome della associazione, Fermodel Club. www.fermodelclub.it. Attualmente ancora è in preparazione, ma contiamo appunto di mettere una ampia rassegna fotografica della manifestazione di oggi. Questa è la prima manifestazione primavera, in assoluto, sì, alla quale partecipiamo, anche perché siamo costituiti da pochi mesi, quindi era praticamente impossibile poter partecipare ad altre manifestazioni prima. Vogliamo dire magari da chi è composto il direttivo? Sei tu come presidente? Sì, poi... allora il presidente sono io, poi c'è il segretario che sta attualmente occupandosi della composizione dei convogli, il tesoriere che si trova al banco per dare le informazioni al pubblico e altri due membri del consiglio direttivo. Siamo in cinque al consiglio direttivo. Come detto, il numero totale dei soci attualmente è di circa 20 o poco più di 20. E come indirizzi, che dire,
posso lasciare o l'indirizzo della sede legale del club o un numero di telefono che è 0421 390049 per qualsiasi informazione, oppure come detto il sito www.fermodelclub.it e anche l'email info@fermodelclub.it. Allora, tu sei qui in Sala delle Colonne in municipio a Portogruaro solo per oggi, che è domenica 22 in occasione della fiera di Sant'Andrea. Ci saranno altre occasioni a breve di vedere i vostri lavori, le vostre esposizioni, e se devi fare un bilancio, al di là che è aperto solo stamattina, ma vedo che c'è parecchia gente, c'è molto interesse. Un bilancio penso positivo, ma le tue aspettative... È positivo perché avendo iniziato presto la mattina non c'era molta gente ancora in giro. Però almeno un centinaio di visitatori ci sono già stati, e tra questi anche alcuni che hanno manifestato l'interesse ad iscriversi al gruppo, quindi è già positivo questo. E vedremo poi nel pomeriggio, speriamo che sempre più persone si fermino qui a dare un'occhiata a quello che abbiamo costruito. Oggi è la giornata, scusami se ti interrompo ancora, dedicata ai bambini, qua ne vedo parecchi. Esatto. Mi ricordo quando ero bambino mi fermavo proprio a vedere sulle vetrine qua a Portogruaro i modellini da Perisan, mi ricordo, e era bellissimo, insomma è un mondo fantastico per i bambini. Allora io ti ringrazio per la tua disponibilità e dico alla gente di andare a visitare il vostro sito. Grazie, arrivederci a tutti.